Bella ragazzi. Bella ragazzi, questa volta vi insegniamo a fare una forgia, una microscopica forgia alimentata da un cannello a gas a GPL come questo. Il materiale refrattario è sicuramente di bassissimo costo, ve lo presento. Questo che stavo tagliando è gas beton, serve per costruire murature di interni. E ce ne sono di vari spessori, bisogna scegliere un mattone che costa adesso non so quanto, ma pochissimo perché ci si fanno i muri, di una certa sezione. Questo qua è circa 10 cm di altezza, quindi un mattone da 10 cm va benissimo perché abbiamo ben ben del materiale intorno. Il gas beton ha delle particolarità. E resiste a temperature piuttosto elevate, infatti si usa nei muri tagliafuoco e riesce anche a resistere parecchio da rovente senza disgregarsi più di tanto. Chiaramente quando sarà la foggia sarà un po' distrutta, ci va un attimo a rifarne una nuova, quindi vale la pena di usare questo materiale ed è un ottimo isolante, ha pochissima conducibilità termica. Quindi andiamo avanti con il nostro taglio, lo finiamo. Ora si usa per il gas beton una comunissima sega da legno. Qua sono andato un po' storto, vabbè, perché è un po' storta lei, ma non ce ne frega niente. Ecco che abbiamo tagliato il nostro pezzo. Mettiamo via questo. Adesso bisogna fare il foro dove passerà la fiamma, dove anche alloggerà il pezzo da riscaldare. Dato che abbiamo delle punte, noi useremo delle punte da legno come queste, delle mecchie per la precisione. Dato che non sono più lunghe di tot, volendo ci si può fare una più lunga e fare più lungo, non possiamo farlo lunghissimo. Perciò scegliamo una lunghezza e poi, anzi, se noi mettiamo questa qua in fondo, presa appena poco nel mandrino, non riusciamo ad andare più giù. Quindi dovremo fare un foro largo dove alloggeremo il pezzo da scaldare, che poi si restringe e quella zona ristretta alloggerà questa parte del cannello. Quindi facciamo una cosa, sì, benissimo, tagliamo qua, che l'avevo già un po' segnato, e procediamo. Un materiale veramente pratico e stupendo. A questo punto facciamo un foro diametro 25. Sì. Lo centriamo circa. Vediamo se andiamo dritti. Più o meno ci siamo. Avete visto come si lavora bene? Ora, io non ho una punta mecchia da 15, perché a me servirebbe 15 per alloggiare il cannello. In questo caso l'avessi avuta, avrei preso un bastoncino di acciaio, un bacchettino d'acciaio, avrei sfondato fino a uscire con un buchino di qua e sarei entrato con la punta da 15. Userò invece questa che è da metallo. Vado a centrarmi sul piccolo foro di centratura dell'altra punta. Dovremmo esserci. E procedo a mano. Anzi, appoggiamoci qua sopra. Forato. A questo punto una pulita dalla polvere, usando l'aria compressa si farebbe prima. Un trucco adesso,
Questo è solfato di arame, quello che si usa da dare alle vigne e a certi ortaggi per togliere i parassiti. Ne ho sciolto un po' nell'acqua, quindi con un pennellino facciamo questa operazione. Abbiamo fatto dei video dove abbiamo usato un catalizzatore a base di rame. Adesso non mi ricordo il numero, guardate nei video di fisica, di fuoco e fiamme, nelle playlist, perché noi abbiamo delle playlist dove abbiamo diviso per argomenti tantissime cose. Quindi bisogna, dicevo, bagnare tutto l'interno con questa soluzione di solfato di rame, anche in profondità, perché in questa specie di forgia la fiamma dovrà attaccarsi il più possibile alle pareti. Mi metto un po' più qua, che è più comodo. Dovrà, dicevo, la fiamma attaccarsi alle pareti, perché quello è il suo lavoro. Quindi questo aiuterà in questa operazione. Quando lui asciugherà, subito, quando si accende, si ridurrà poi a ossido di rame, e se la fiamma è un po' riducente, addirittura rame metallico con un forte effetto catalitico. Qua è pronto. Prendiamo il nostro cannello e vediamo se entra. Perfetto. Questa forgetta qua è piuttosto tranquilla. Adesso noi la accendiamo, abbiamo la carta sotto, ma non crea problemi. L'accendiamo con un cremer e aspettiamo che vada in temperatura. Poi scalderemo un pezzo di ferro bello grosso per una fiamma del genere. Allora, sono passati una decina di minuti, perché la prima volta che lo accendete il gas beton contiene dell'umidità, specialmente se l'avete comprato in un magazzino edile all'aperto. In più abbiamo aggiunto l'acqua di quella soluzione contenente un pizzico di solfato di rame. Questa si è assorbita, ora deve evaporare, ma l'ha già fatto. È evaporata. Le altre volte che lo accendete ci vogliono 2-3 minuti solo, basta che lo teniate in un luogo asciutto, sennò questo materiale assorbe umidità. L'interno è diventato nero a causa del rame, il foro interno, che è quello che fa da catalizzatore. Ora spegniamo le luci per farvi vedere meglio. Dentro è rovente, esce una fiamma, e a questo punto noi inseriamo il nostro ferro da scaldare. Non lo mandiamo fino in fondo e ora attendiamo che si scaldi. Allora, se vi serve qualcosa, tipo il cannello, per fare questo video come altri, dovete andare nella descrizione del video e saranno presenti dei link dove troverete su Amazon, ad esempio, il materiale. È stato qua 2-3 minuti, adesso lo vediamo al buio. Guardate, una calamita non lo attira, aspettiamo un po'. Vuol dire che ha superato il punto di Curie parecchio, e ecco, comincia ad attaccare. E quindi era perfettamente temperabile, se fosse stato acciaio, ma è ferraccio. Quindi raggiunge la temperatura per temperare un pezzo di metallo così grosso, anche più grosso. Non dico come questo, ma la metà di questo, che è bello spesso, ce la fa tranquillamente, anche 3/4. Ora facciamo vedere, lo riportiamo su in temperatura, vi facciamo vedere come si scalda lo stesso pezzo di ferro solo col cannello, senza l'aiuto della nostra piccola forgia, e vedrete che delusione.
Adesso lo prendo invece con le pinze perché è già un po' che si scalda, comincia ad arrivare il calore qua. Ho le mani di ferro, ma non così tanto. Sfiliamo il cannello e scaldiamo il nostro ferro il più bene possibile. Non so se si comincia a notare, invece che scaldarsi si sta raffreddando e noi insistiamo. Forse solo la punta riusciremo a tenere calda tra un po'. Cerchiamo di scaldare anche un po' qua, dove sta perdendo energia. È sempre più scuro. Per quanto io cerchi di lambirlo da tutti i lati, forse solo la punta è sopra il punto di Curie, il resto si è raffreddato parecchio. Quindi solo col cannello si arriva a questa poca temperatura appena appena rovente, insufficiente per dare la tempra a un pezzo di ferro del genere. Come vedete si attacca perfettamente alla calamita, anche in punta ora si è raffreddato del tutto. Adesso vi spieghiamo il perché abbiamo fatto questa piccola forgia, e se vi piacciono i nostri video mettete un like, e se volete guardate altri video nel playlist e vi interessano iscrivetevi. Così avrete, e accendete, c'è una campanella che accendendo quella in YouTube vi arriveranno le notifiche quando pubblicheremo un video. Allora, cosa succede? Il ferro viene scaldato dalla fiamma per convezione, ossia il flusso del gas caldo che in combustione scalda per contatto il nostro pezzo di metallo. Lui a sua volta è luminoso, perciò cosa fa? Emette luce, emette radiazione, ma la luce che vediamo, perché è rosso o poco rosso che sia, è niente rispetto alla radiazione invisibile in infrarosso che lui emette. Cioè noi diamo calore, la fiamma si miscela già con l'aria ambiente, cosa che in certi bruciatori, come un altro nostro bruciatore che abbiamo, non succede, ma in questi normali, quello è specialissimo, in questi normali succede. Quindi già arriva meno calore e il ferro radia nell'ambiente calore, quindi non riesce, diamo energia, scappa da un'altra parte, scappa anche attraverso di lui, non riusciamo a portarlo in temperatura. Cosa succede invece nella forgia? Nella forgia abbiamo un tubo rovente lambito dalla fiamma. Abbiamo il nostro ferro lambito dalla fiamma, non c'è ulteriore miscelazione con l'aria ambiente, la fiamma ha la sua temperatura calda. E il ferro cosa fa? A radiare contro a delle pareti già rosse, che a loro volta radiano verso il ferro. Perciò l'energia termica che sfugge dal ferro è bassissima, sfugge solamente di qua e un po' attraverso il materiale isolante, questo, che poi non ne sfugge molto perché è tiepido. Fuori, dentro era intorno agli 850 gradi dal colore. A questo punto noi possiamo scaldare piccoli pezzi di ferro come questo che abbiamo visto. Se abbiamo un cannello più grosso si fa tutto più grosso e scaldiamo grossi pezzi di ferro, possiamo forgiarli, possiamo temperarli se sono d'acciaio, se abbiamo fatto dei manufatti di acciaio. E così è un'utilità in più per coloro che con una semplice attrezzatura e stupidissimi materiali comunissimi può far scaldare e lavorare il ferro in piccole dimensioni, ma può. E a questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi.